Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi recensione di questo speaker, diciamo, possiamo anche dire mini speaker, EMI, chiamato radio. Questo è uno speaker Bluetooth con tecnologia Bluetooth 3.0, batteria interna che garantisce dalle 6 alle 8 ore di musica, con la possibilità di rispondere, di parlare alle chiamate a mani libere. Ma vediamo dentro la confezione, troviamo libretto di istruzioni e cavetto per la ricarica dello speaker. Lo speaker in questione, appunto chiamato radio, ricorda un po' le fattezze di una vecchia radio. Tra l'altro è molto carina, il materiale comunque è plastica. Molto carina perché ricorda, come potete vedere, con le striature del legno, appunto ricorda il legno. Porta micro USB per la ricarica, porta AUX per una sorgente esterna, quindi se non abbiamo un apparecchio con la possibilità di avere Bluetooth, riusciamo tranquillamente tramite cavetto, che però non è dato in dotazione, questo è molto strano. Tramite cavetto 3,5 mm riusciamo tranquillamente ad attaccare qualsiasi sorgente a questo altoparlante. Questo è il microfono che appunto permette di parlare a mani libere. Base antiscivolo in gomma che evita di farlo scivolare sulle superfici. Molto semplice. Diciamo anche abbastanza carino. Premendo questo pulsante si ha l'attivazione della cassa e con questo LED che in questo momento sta lampeggiando vi è l'attivazione per la ricerca del Bluetooth. Non facciamo altro che caricare, cioè accendere il nostro Bluetooth, cercare EMI Radio e connettersi alla cassa. Perfetto, anche molto veloce nella connessione. Girando a sinistra e a destra non facciamo altro che diminuire e aumentare il volume. Ma vediamo subito, voglio provare subito come si sente questo mini speaker che ricordo ha un driver da 2 watt. Ora il driver non è molto, molto potente e non è neanche stereo, è un driver mono, è un altoparlante mono. Però vediamo un po' dalle prove che faccio come si sente. Come avete potuto sentire, si sente anche le notifiche, come dicevo prima, ha la possibilità di far sentire l'arrivo dei messaggi, le telefonate e così via. Beh, non è male. Non è per niente male. Anche se è molto piccolino. Questo è il modello MR04. Beh, come primo test diciamo che non se la cava male. Ricordo che è un driver da 2 watt, quindi non possiamo pretendere un audio con un volume molto alto e soprattutto non abbiamo un audio stereo. Ma essendo un altoparlante mono, direi che fa molto bene il suo lavoro. Nessuna pretesa, ma una buona qualità. Quindi non posso fare altro che consigliarne l'acquisto. E vi rimando alla prossima recensione. Ciao a tutti!